Presidente e colleghi, siamo qui oggi a discutere un ennesimo decreto che proroga le missioni internazionali, ma è un provvedimento che appare del tutto distaccato e avulso dall'attuale contesto politico internazionale. Nel 2001, sull'onda emotiva dei terribili attentati alle Torri Gemelle di New York, scendemmo frettolosamente in guerra al fianco degli Stati Uniti di Bush e si disse allora per difendere la nostra libertà. Le stesse motivazioni ci portarono nel 2003 a invadere l'Iraq, con la certezza poi smentita dalla storia che Saddam Hussein stesse garantendo copertura, armi chimiche e aiuti logistici ad Al-Qaeda. Con l'idea suicida di dover esportare la democrazia, abbiamo convintamente sostenuto la dottrina Bush, con la quale si è giustificata l'aggressione militare in Afghanistan e in Iraq, e si è anche ispirato le successive guerre in Libia e in Siria. Da allora il costo complessivo delle missioni internazionali, colleghi, per l'Italia ammonta a 12 miliardi e 731 milioni di euro. Risorse, si è sempre detto, impiegate per sconfiggere il terrorismo e per liberare questi paesi dai dittatori e dai regimi totalitari, erroneamente considerati come la causa principale del proliferare delle cellule jihadiste. Abbiamo spodestato Saddam Hussein e Gheddafi, sanguinari dittatori che ci hanno fatto però comodo per anni e coi quali abbiamo disinvoltamente fatto affari e creato l'ISIS, evoluzione di Al-Qaeda, fenomeno, non dimentichiamolo, tutto iracheno, che abbiamo armato e addestrato, come ha detto prima anche il nostro capogruppo Giarrusso, e che oltre ad aver colpito duramente in Francia già per due volte, stiamo strumentalizzando per liberarci di un altro dittatore, Bashar al-Assad, ormai non più funzionale agli interessi politico-economici dell'Occidente. In realtà è questo, in un contesto internazionale ormai del tutto differente rispetto a quello di qualche anno fa, in cui gli attacchi terroristici hanno colpito al cuore l'Europa, governo ha pensato bene di stanziare più di 300 milioni di euro per l'ultimo trimestre del 2015 e rifinanziare missioni internazionali invece di utilizzare questi fondi per avviare un processo di pacificazione in Medio Oriente e rafforzare le misure di sicurezza interna. Ogni militare all'estero è in questo momento un militare in meno a difesa del nostro paese. E non possiamo permetterlo. Nella sicurezza interna vanno investiti questi fondi e non altrove. In legge di stabilità abbiamo proposto di aumentare le risorse destinate all'intelligence di 20 milioni di euro nei prossimi tre anni, concludo, grazie Presidente, e di annullare il taglio di 219 milioni di euro alle forze armate, ma avete bocciato l'emendamento. Adesso lei ci è venuto a dire non abbiamo tempo, ma è il tempo per vendere le armi e per metterle in mostra nelle navi, anche crociera l'avete avuto. Apprezziamo questo incontro previsto per il 13 dicembre e auspichiamo che in questo incontro ci sia davvero una seria intenzione ad avviare una politica estera totalmente diversa. Grazie.